Bologna, non potevamo che cominciare col protagonista dei minuti finali, Francesco Candussi. Ti chiedo prima che un parere sulla partita, insomma, un parere sulla tua partita, sei soddisfatto di questa finalmente buona prestazione? Sì, diciamo che parlo personalmente, vengo da un periodo buono. Già domenica scorsa ci ho messo più impegno, si è cominciato a lavorare bene, poi ho cominciato a lavorare forte in palestra. E sicuramente domenica scorsa oggi ho fatto un passo avanti. E questa domenica credo di aver riconfermato soprattutto a me stesso e ai tifosi, che comunque ci sono, sono sempre stato. E anche al coach. Il coach ho sempre saputo, però diciamo che oggi più che mai, e quindi dai, sono contento di questa carenza, comunque la prestazione in generale, ma l'importante è che comunque si è riuscito a portare a casa una partita importante. Dopo sono stati avanti di 20, quello alla fine è un po' sciupato, ma così sono stati bravi loro, un po' sfortunati noi, meno bravi noi. Adesso ce ne realizzeremo una settimana le cose che dobbiamo migliorare, però devo dire che sono stati bravi alla fine a concretizzare quello che avevamo già raccolto prima, sciupandolo e rivincendolo dopo. La dinamica che è migliorata tantissimo nell'arco di 6 giorni, soprattutto al rimbalzo, in particolare nel primo tempo ne avete presi davvero tanti contro una squadra che è molto presente di solito come la Virtus. Sì, lo sapevamo, domenica scorsa quello che ci è mancato un po', e abbiamo avuto il focus su questa cosa qui durante tutta l'arco della settimana, abbiamo lavorato su questa cosa qui, stasera credo che si sia visto. Francesco, scusa, l'ultima azione, perché ho visto che sì, ho buona memoria, hai guardato verso l'angolo, che forse c'era la mano, certo, però hai marcato, quindi a un certo punto hai guardato il canestro, quello non vedo cosa è successo, e hai tirato. Ovvio che in quei decimi di secondo non passano per la testa questa cosa, però cosa hai pensato? In quel momento lì assolutamente nulla, ho guardato il canestro, avevo la possibilità di tirare, si può che mancavano pochi secondi, ho detto mi prendo il tiro, poi è entrato, quindi è andata bene. Presumo che anche tu abbia sentito le ultime settimane qualche rumore di mercato che ti riguarda, rimani 100%? Sì, penso che non credo, i rumor ci sono stati, di concreto non credo ci sia niente, tutto quello che dicono. Io sono amato a questo bene, sento la fiducia della società, ho lavorato duro, si lavora duro, sto bene, ho fatto una scelta all'inizio dell'anno, credo che anche dal punto di vista contrattuale sia un impegno pluriennale, e quindi sono assolutamente convinto e contento di restare e di giocare per questa squadra e per questa città. Perfetto.